La folle corsa verso il disastro. 1990-1998. Aumento senza precedenti degli episodi di terrorismo a livello internazionale. Violenza politica perpetrata da un'associazione criminale chiamata CAOS, acronimo di Coalizione per l'Annientamento Organizzato degli Stati. 1998-2003. I governi di molte piccole nazioni, impoverite dai continui attacchi terroristici, cadono nelle mani della CAOS. I terroristi internazionali trovano rifugio, armi ed addestramento in campi chiamati lager. 2003-2008. Le incursioni ai pozzi di petrolio e di metano, come gli assassini e i rapimenti di uomini di Stato, diventano azioni abituali dei membri della CAOS, condotte nel tentativo di destabilizzare l'intero pianeta e sottomettere il mondo libero. Nonostante il turbamento dell'opinione pubblica e la crescente tensione internazionale, i governi delle principali potenze si rifiutano tenacemente di cedere alle richieste della CAOS. 2008. Il presidente degli Stati Uniti e il segretario generale del Soviet Supremo vengono assassinati durante un vertice organizzato per far fronte alla situazione d'emergenza. Gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e le principali nazioni europee si coalizzano e formano la Lega per la Difesa Mondiale, LDM. I lager vengono rasi al suolo, le basi operative della CAOS vengono distrutte e migliaia di agenti appartenenti alla temibile organizzazione vengono arrestati. 2009. I massimi capi della CAOS vengono condannati all'ergastolo e imprigionati in penitenziari di massima sicurezza sotterranei per prevenire qualsiasi tentativo di fuga organizzato dagli agenti della CAOS ancora in libertà. 2010. Clandestinamente si riunisce un nuovo comitato direttivo per riorganizzare ciò che rimane della disciolta CAOS. Il discorso programmatico del nuovo comitato prevede una terribile vendetta. 2011. Un treno della LDM con un carico di 17 testate nucleari da 100 chilotoni, destinate ad essere neutralizzate e smantellate, viene attaccato da agenti della CAOS. Il treno viene distrutto ed il pericolosissimo carico rubato. Capodanno 2012. La CAOS dirotta un satellite della LDM e trasmette un agghiacciante ultimatum. Le 17 testate nucleari sono state riattivate e sono puntate contro le principali città statunitensi, sovietiche ed europee. La CAOS richiede l'immediato rilascio dei propri agenti detenuti nei penitenziari di massima sicurezza, più il pagamento di 2.000 miliardi di dollari in lingotti d'oro. Altrimenti, una alla volta le testate raggiungeranno le loro destinazioni. Viene fissato un termine massimo di 24 ore. I capi della LDM dichiarano l'emergenza e chiedono che il termine venga posticipato. La CAOS categoricamente rifiuta. 2 gennaio. La prima testata nucleare viene fatta scoppiare presso la centrale nucleare di Brie, a 10 miglia a sud di Parigi, Francia. La deflagrazione e la pioggia radioattiva mietono in breve tempo milioni di vite umane. La CAOS ripropone le sue richieste prorogando la scadenza di altre 24 ore. 3 gennaio. Giorno X. Gli agenti della Lega per la Difesa Mondiale individuano la sede del quartier generale della CAOS in una sperduta isola dell'Oceano Pacifico meridionale. Viene diramato subito l'ordine di distruggere la base ed i suoi occupanti. L'assalto è rapido e decisivo. L'edificio viene immediatamente conquistato ed i suoi occupanti massacrati sul posto. L'ironia della sorte vuole che mentre la notizia della vittoria viene trasmessa al mondo intero, la CAOS riesca ugualmente ad attuare la sua atroce vendetta. Un apparecchio trasmettitore con un meccanismo a tempo è stato nascosto sull'isola. Allora X si attiva automaticamente e invia il segnale radio al satellite dirottato in orbita attorno alla Terra. Il segnale di morte viene amplificato e ritrasmesso verso Terra. Le altre 16 testate nucleari scoppiano simultaneamente. Le esplosioni iniziali innescano una disastrosa reazione a catena che coinvolge tutti gli impianti nucleari, civili e militari dell'emisfero settentrionale. Centinaia di milioni di persone muoiono in pochissimi giorni, mentre molte altre si spengono più lentamente, vittime della radioattività e dei drastici cambiamenti climatici che ora sconvolgono la Terra. 4
2012-2019. Venti impetuosi e bufere radioattive spazzano la superficie terrestre trasportando enormi quantità di pulviscolo radioattivo verso la parte superiore dell'atmosfera, creando così uno schermo che impedisce la luce del sole di riscaldare il pianeta. La temperatura scende vertiginosamente, impedendo ai pochi sopravvissuti di condurre una vita normale in superficie. Qualsiasi tipo di comunicazione viene irrimediabilmente compromesso dalle radiazioni gamma. È praticamente impossibile cercare contatti radio via cavo o satellite. Durante questo periodo di tenebre e di isolamento totale, piccole comunità di sopravvissuti riescono ad organizzarsi in sperdute zone del pianeta. 2019-2020. Le tempeste di pulviscolo gradualmente si calmano e il sole inizia a filtrare attraverso l'atmosfera, facendo sciogliere la superficie ghiacciata della Terra. Le radiazioni hanno raggiunto un livello tollerabile e i sopravvissuti timidamente risalgono in superficie per riprendere possesso di ciò che ancora rimane del loro antico mondo. Il protagonista della storia è Mark Phoenix, nato il giorno del ringraziamento dell'anno 2000. Sopravvissuto al fatidico giorno X. Quando Mark ripensa alla sua infanzia, ricorda distintamente i suoi due fratelli e sua sorella, la casa dei suoi genitori in California e le vacanze estive trascorse sulle acque dell'Oceano Pacifico al largo dell'isola di Catalina, a bordo della barca di suo padre. Questi sono i suoi ricordi più cari, ma ricorda con particolare nostalgia anche le vacanze invernali. Era solito trascorrerle assieme alla famiglia a Dallas, con gli zii Jonas e Betty Ann. Tra tutte le feste di Natale trascorse nel Texas, quella del 2011 è stata la più memorabile. È stata anche l'ultima volta che Mark ha visto la sua famiglia. Quell'anno i suoi genitori avevano deciso di rinunciare al viaggio a Dallas. La crisi energetica aveva fatto salire i prezzi della benzina a $30 al gallone e solamente i ricchi potevano permettersi di fare lunghi viaggi, anche con auto dotate di pannelli solari. La notizia non lo entusiasmò affatto, anzi, aveva deciso di andare comunque a Dallas e ci sarebbe arrivato a piedi se suo padre non l'avesse ripescato a poche miglia da casa. Quando gli zii Jonas e Betty Ann seppero della sua avventura, si misero d'accordo con i suoi genitori perché almeno lui li raggiungesse nel loro ranch nei pressi di Denton, dove avrebbe trascorso il Natale con loro. Fin dal momento del suo arrivo all'Addison Airport, Mark si rese conto che quella sarebbe stata una vacanza che non avrebbe mai dimenticato. Zio Jonas lavorava come dirigente in uno stabilimento petrolifero dal 95, anno in cui si era laureato in geologia presso la Texas University. Dall'inizio dell'estate del 2011 era impegnato nella costruzione di un pozzo che doveva estrarre petrolio dagli scisti bituminosi vicino ad Austin, il primo di questo genere in Texas. Appena vide Mark scendere dalla scaletta dell'aereo, lo zio Jonas gli promise come regalo di Natale una visita guidata negli impianti sotterranei. La mattina di Capodanno del 2012 partirono tutte e tre di buon'ora, diretti verso il pozzo situato sull'Austin Chalk, a più di 200 miglia a sud di Dallas. Il viaggio sarebbe durato un paio di giorni con pernottamento a Waco. Infatti, il governo federale, con le misure di risparmio energetico generale, aveva imposto il limite di velocità di 15 miglia orarie su tutte le superstrade statali. Il viaggio era lungo ed estenuante, e nonostante i bollettini radiofonici poco promettenti sulle ultime minacce della Chaos, Mark ricorda ancora l'emozione che provava al pensiero di esplorare quelle profonde, tortuose gallerie sotterranee. Al loro arrivo venirono accolti da una pattuglia militare che presidiava l'entrata della miniera, per evitare eventuali sabotaggi. La Lega per la Difesa Mondiale aveva organizzato un massiccio servizio di vigilanza, poiché i pozzi petroliferi erano divenuti il bersaglio principale degli attentati terroristici organizzati dalla Chaos. Gli impianti erano ufficialmente chiusi per le vacanze natalizie, ma dopo un attento controllo dei documenti, la pattuglia li lasciò entrare. Gli impianti si estendevano su un'area vastissima e per ragioni di sicurezza erano completamente autosufficienti. Un pozzo centrale collegava i vari livelli sotterranei con laboratori, officine e persino raffinerie dove si lavorava il prezioso petrolio grezzo estratto dalle rocce. Zio Jonas stava spiegando a Mark la funzione di questi impianti sotterranei ad un centinaio di metri sotto la superficie, quando avvenne lo scoppio della bomba.
Le onde d'urto delle prime esplosioni sconvolsero il sottosuolo. Mark ricorda che pensò subito ad un forte terremoto. Ne aveva già sentiti molti a casa in California. Poi le gallerie superiori iniziarono a crollare e il pozzo centrale si riempì in poco tempo di detriti. Un'atroce verità si fece strada nella mente di Mark. L'impossibile era accaduto. Non avevano nessun modo per determinare la gravità dei danni in superficie. Intanto i generatori d'emergenza si erano automaticamente attivati alcuni minuti dopo che la rete elettrica era saltata. Gli zii erano fondamentalmente ottimisti e pensavano che i danni non dovevano essere tanto gravi, visto che le scosse erano diminuite in breve tempo. Zio Jonas addirittura pensava che l'esercito avrebbe organizzato un'operazione di soccorso e che sarebbero venuti a liberarli nel giro di pochi giorni, al massimo una settimana. Anche zia Betty Ann era ottimista. Dopotutto avevano a disposizione provviste d'emergenza sufficienti per sfamare 200 persone per un mese intero. Sicuramente allora non immaginava che loro tre avrebbero consumato tutte quelle provviste e che quella miniera sarebbe diventata la loro casa, il loro rifugio e la loro prigione per 8 lunghi anni della loro vita. Circa un mese dopo il giorno X avevano accettato il fatto che non ci sarebbe stata nessuna operazione di soccorso. I giorni trascorrevano lenti. Sprofondati in un disperato mutismo, pregavano e speravano di udire il rumore di una scavatrice oppure una voce via radio che li mettesse in collegamento con la superficie. Ma l'unico rumore che disturbava il loro silenzio erano le scariche elettrostatiche causate dalla radiazione gamma che stavano devastando la Terra. Zio Jonas infine propose di tentare di risalire in superficie scavando lungo il pozzo centrale ostruito. Scavare verticalmente per oltre un centinaio di metri di macerie e travi d'acciaio attorcigliate era un'impresa terribilmente pericolosa, ma non c'era nessun altro modo per risalire. Si procedeva con una lentezza spaventosa, ma almeno il lavoro gli dava uno scopo, una ragione per andare avanti, anche se cominciavano già ad immaginare la desolazione che li avrebbe accolti in superficie. Durante gli anni trascorsi nelle viscere della Terra, Mark imparò molte cose di vitale importanza per la sopravvivenza. Zio Jonas gli insegnò come raffinare il petrolio grezzo e ricavarne benzina per alimentazione dei generatori, come estrarre l'acqua dalle rocce porose e fabbricare pezzi di ricambio per mantenere in funzionamento i macchinari. Zia Betty Ann, che prima lavorava come infermiera e poi come insegnante in un liceo nella contea di Denton, aveva provveduto all'istruzione di Mark e alla sua educazione. Il loro amore e i loro incoraggiamenti hanno accompagnato la sua crescita in maniera armoniosa. Nonostante il forte senso di solitudine e la nostalgia che provava Mark per i suoi genitori ed i fratelli, il debito di riconoscenza nei loro confronti era incalcolabile, ed un giorno Mark riuscirà a ripagare le loro cure con altrettanto amore e devozione. All'inizio di settembre del 2019 finalmente riuscirono a risalire in superficie. Zia Betty Ann era convinta che i livelli di radiazione fossero ancora pericolosi e inizialmente non voleva abbandonare la miniera. Ma negli ultimi mesi Mark aveva notato che le scariche elettrostatiche che di solito disturbavano le trasmissioni radiofoniche erano notevolmente diminuite. E grazie a questo fatto, zio Jonas era riuscito a convincere la zia che vivere in superficie ormai non era più un pericolo. Quando per la prima volta, dopo molti anni, Mark ha rivisto la superficie terrestre, gli è sembrato di camminare su un altro pianeta. Era effettivamente la Terra, quel paesaggio desolato che si estendeva davanti ai suoi occhi? Poco si era salvato dalle violente bufere e dal freddo intenso che aveva tormentato il pianeta per molti anni dopo il giorno X. E adesso che la pioggia radioattiva era cessata ed il sole splendeva di nuovo, le fertili e rigogliose pianure che circondavano Austin sembravano un deserto costellato di rocce frantumate e dei resti di una civiltà ormai scomparsa. Durante i primi giorni di vita in superficie, mentre esploravano la zona circostante, gli era facile credere di essere gli unici sopravvissuti. Ma la mattina del quinto giorno, zio Jonas riuscì a mettersi in contatto radio con una famiglia di nome Ewell, che abitava vicino alle rovine di McKinney, a 30 miglia a nord di Dallas. La notizia era strabiliante. Gli Ewell erano in contatto con altri piccoli gruppi di sopravvissuti.
La maggior parte di loro viveva isolata e non poteva muoversi a causa della totale mancanza di carburante, cibo e acqua. Gli Ewell chiedevano a chi era in grado di farlo di raggiungerli a McKinney per creare una nuova comunità. Molti erano già in viaggio. Gli zii di Mark aderirono con entusiasmo all'invito e, visto che McKinney non era molto lontana da Denton, erano curiosi di vedere se non fosse rimasto qualcosa del loro meraviglioso ranch. Si decise di ritornare a casa, recuperare quanto poteva servire in questo nuovo mondo e quindi partire per McKinney. Gli Ewell erano entusiasti all'idea di accogliere nuovi membri, ma gli avvertirono che non tutti i sopravvissuti volevano fondare nuove comunità. Le città di Dallas e Fort Worth erano ormai ridotte in macerie ed erano controllate da bande di violenti criminali che terrorizzavano chiunque cercasse di ristabilire la legge e l'ordine. Consigliavano loro quindi di evitare quelle zone nel loro viaggio verso nord. L'autostrada federale 35 era l'unica strada in buone condizioni della zona e poi era l'unico percorso diretto verso Denton. Mancava solo un mezzo di trasporto, poiché zio Jonas riteneva che sarebbe stato troppo pericoloso intraprendere un viaggio così lungo a piedi. Dopo una settimana di scrupolose ricerche, avevano trovato un veicolo ancora in grado di funzionare. Era una vecchia corriera, che si era conservata in ottimo stato perché si trovava in un parcheggio sotterraneo dove era stata risparmiata da anni di violente bufere. Dopo lunghe ore trascorse a revisionarla e dopo aver riempito il serbatoio, erano riusciti finalmente a metterla in moto. Prima di partire per il ranch, avevano provveduto a caricare le provviste ed un piccolo generatore. La vecchia corriera procedeva rumorosamente lungo l'autostrada piena di sassi e buche e sembrava di viaggiare in mezzo ad un deserto sconfinato. Il panorama era a dir poco straziante. Quelle che un tempo erano le ridenti e popolate città di Temple e Waco, ora non erano altro che cumuli di macerie e scheletri metallici. I primi segni di vita umana li avevano incontrati alla periferia di Fort Worth. La strada era ostruita da una barriera di carcasse arrugginite di auto, da dove era sbucato improvvisamente un gruppo di uomini e donne dai volti incattiviti, vestiti di cuoio e di stracci. Lo zio Jonas aveva quasi fermato la corriera, ma l'accoglienza che gli avevano riservato non era esattamente quella che pensavano. Tutta la banda di disperati imbracciava carabine e mitra e stavano mirando contro il parabrezza della corriera. Era chiaro che non era il caso di fermarsi per chiedere informazioni. L'unica cosa da fare era premere l'acceleratore a tavoletta e tentare di sfondare la barricata, mandando all'aria i banditi come se fossero birilli. Mentre attraversavano Fort Worth, avevano dovuto evitare il fuoco incrociato di altri desperados, ma grazie all'abilità dello zio Jonas erano riusciti a filar via senza danni. Arrivati a Denton, avevano scoperto che il ranch, come tutti gli altri edifici dei dintorni, era ridotto ad un cumulo di macerie e travi spezzate. Lo spettacolo aveva sconvolto zia Betty Ann, e quindi zio Jonas aveva deciso di proseguire per McKinney senza fermarsi. Non fu difficile trovare dove abitavano gli Ewell, perché il loro ranch era l'unico edificio ricostruito in città. Più che un ranch sembrava piuttosto una postazione di frontiera, circondata da un muro fortificato con numerose guardiole ed un profondo fossato. Dopo l'attacco selvaggio dei banditi di Fort Worth, non era difficile capire il perché di un simile sistema difensivo. Il settantenne Pop Ewell era il capo di questa piccola comunità di sopravvissuti. Era stato lui a convincere zio Jonas ad unirsi a loro nella prima comunicazione radiofonica. La comunità non era molto numerosa, una dozzina di persone in tutto, ma le trasmissioni radio erano sempre meno disturbate e nel giro di poco tempo il numero dei rifugiati era quasi raddoppiato. Si decise che si doveva dare un nome al nuovo insediamento e tutti furono d'accordo per Gruppo Dallas 1, abbreviato in GD1. Da quel momento tutti si sarebbero impegnati per rendere GD1 un rifugio sicuro. Cutter Jacks era uno dei primi arrivati. Prima del giorno X era capo meccanico nelle officine del circuito di Formula 1 vicino a Dallas e la sua bravura e la sua conoscenza dei motori dovevano dimostrarsi insuperabili durante il loro viaggio. Insegnò Mark a guidare e da una montagna di rottami riuscì a ricavare una potente auto truccata, una specie di camioncino semiscoperto che tutti ormai chiamano scherzosamente la Spider. Siccome non gli mancava certo il carburante,
Mark l'ha usata per pattugliare i dintorni della città, alla ricerca delle bande di razziatori che minacciavano continuamente GD1. Cutter ha insegnato Mark anche a sparare, ed è stato anche grazie alla sua abilità con le armi e con il volante che Mark si è guadagnato la fama di guerriero della strada. 6 mesi dopo l'arrivo di Mark a GD1, la comunità dovette affrontare una crisi drammatica. Un'ondata di caldo ad un periodo di siccità stavano minacciando di distruggere tutte le loro provviste alimentari. I raccolti erano bruciati ed il pozzo artesiano, l'unica fonte di acqua non contaminata, stava per esaurirsi. La siccità stava esasperando anche gli animi delle bande cittadine. Ultimamente avevano unito le loro forze mettendo da parte le antiche rivalità ed avevano intensificato le loro incursioni alla ricerca di cibo e acqua. Le minacce alla sicurezza e incolumità del gruppo GD1 aumentavano giorno dopo giorno. Fu negli ultimi giorni di maggio del 2020 che Pop Ewell riuscì a mettersi in contatto radio con un'altra comunità insediata nella città di Big Springs, a circa 300 miglia ad ovest di McKinney. Sembrava proprio che la loro situazione fosse il contrario di quella di GD1. Avevano abbondante cibo ed acqua, ma avevano poco combustibile. Erano in contatto radio con un altro gruppo di sopravvissuti insediato a Tucson, Arizona. Anche loro a corto di benzina. La comunità di Tucson li aveva informati che i territori ad ovest delle montagne della Sierra Nevada erano stati risparmiati dagli effetti devastanti delle tempeste radioattive e che, miracolosamente, gran parte della California meridionale era ancora discretamente popolata. La notizia era incredibile. Forse la famiglia di Mark era ancora viva e avrebbe potuto riabbracciarla presto. Pop Ewell convocò una riunione per decidere come affrontare la crisi che stava mettendo a dura prova GD1. Tutti erano d'accordo che rimanere a McKinney voleva dire una morte lenta per denutrizione, oppure una morte improvvisa e violenta per mano delle sanguinarie bande di malviventi. L'unica soluzione possibile per GD1 era raggiungere la California, l'unica zona dove si poteva sperare in un futuro migliore. La decisione di GD1 venne trasmessa ai sopravvissuti di Big Spring e venne fissato un incontro nella loro città. GD1 avrebbe portato il combustibile per avere in cambio cibo e acqua. Poi, insieme a loro, sarebbero partiti per raggiungere la comunità di Tucson e tutti insieme avrebbero intrapreso l'ultima parte del viaggio verso la California. I preparativi per la partenza iniziarono subito. Il morale era alle stelle e tutti erano animati da un forte spirito d'avventura e da un tenace ottimismo. Pochi immaginavano quali e quanti pericoli si sarebbero presentati durante il lungo ed estenuante viaggio verso la California. Dopo una settimana di frenetici preparativi, il gruppo è pronto per intraprendere il lungo e faticoso viaggio verso Big Spring. Sono stati scelti 3 veicoli per formare il convoglio: la corriera con cui sono arrivati a McKinney, il camioncino Spider di Mark truccato e un'autocisterna che sono riusciti a recuperare nei pressi di un pozzo petrolifero di Greenville. Cutter e zio Jonas hanno cucito in fretta e furia un telone di canapa per mimetizzare il compromettente serbatoio dell'automezzo. Contiene ben 5.000 galloni di benzina prelevati dal deposito sotterraneo del ranch di Ewell. Ormai la benzina è diventata un bene di valore inestimabile. E se le bande di Desperados scoprissero che GD1 trasporta un carico così prezioso, non si fermerebbero davanti a nulla pur di impadronirsene. La maggior parte dei coloni viaggerà a bordo della corriera guidata da zio Jonas. Cutter guiderà l'autocisterna, mentre Mark, in qualità di esploratore, scorterà il convoglio con la sua formidabile Spider. La corriera è stipata di gente e hanno dovuto limitare i bagagli al minimo indispensabile. Tutto il resto verrà distrutto prima della partenza da McKinney. All'alba del giorno precedente alla partenza, controllano attentamente i veicoli e le scorte. Hanno cibo e acqua sufficienti fino a destinazione, ma, a parte le armi personali di Mark, dispongono di pochissime armi da fuoco per difendersi. Long Jake Bannerman, un ex muratore di Gainesville, si è offerto volontario per andare verso nord alla ricerca di armi e munizioni. Suo fratello possedeva un negozio di ferramenta a Sherman e aveva un deposito blindato di fucili sportivi nello scantinato. Probabilmente dovrà scavare parecchio per ritrovarli, ma ci sono buone probabilità che siano rimasti intatti. Sono tutti d'accordo che vale la pena tentare, e così Jack parte per Sherman sul suo vecchio camioncino,
con una radio CB, una pala e un vecchissimo revolver. 2 ore più tardi ricevono un messaggio via radio da Sherman. È Jack. Ha trovato fucili e munizioni in abbondanza, ma il camioncino si è rotto e adesso è bloccato in città. Comunica loro che ha trovato una sopravvissuta, una ragazza, e chiede di andarlo a prendere il più presto possibile. Zio Jonas è d'accordo e gli raccomanda di starsene tranquillo in attesa dell'arrivo di Mark. Figurarsi se Jake non trovava una ragazza da qualche parte! Borbotta zio Jonas con aria cupa. Mark, ti conviene partire subito per Sherman e riportare qui quei due. E mi raccomando, per strada non cacciarti nei guai. Hai capito? Sarò di ritorno per colazione, risponde Mark allegramente mentre impugna il volante e si prepara a partire. Con un cenno saluta i suoi amici e si allontana velocemente da McKinney, percorrendo a tutta velocità ciò che rimane della superstrada 75 in direzione nord, verso Sherman. La strada è completamente deserta sotto il sole rovente e un piacevole vento scompiglia i capelli di Mark, anche se il termometro segna già quasi 35 gradi. Mark segue le tracce degli pneumatici di Long Jake nella polvere che ricopre la superstrada fino alla periferia di Sherman, dove trova il furgoncino abbandonato vicino a una stazione di servizio in rovina. Le impronte si dirigono verso il centro città. Prosegue a passo d'uomo. E dopo un po', sulla porta di un negozio, vede Long Jake con un fucile in mano che lo chiama con ampi gesti del braccio. Alle sue spalle c'è una ragazza. Avrà 18 anni, forse meno. E dalle condizioni dei suoi vestiti, è chiaro che deve aver passato un brutto periodo. Mark si avvicina con la Spider, mentre con un gesto nervoso Long Jake lo invita ad entrare. Presto, Mark! Sibila agitato. Vieni dentro! Mark non fa in tempo ad uscire dall'auto che una raffica di mitra squarcia il silenzio della strada. Una pioggia di proiettili rimbalza nella polvere proprio davanti a lui, mentre altri perforano la fiancata della Spider. Mark si butta a terra afferrando la prima arma che gli capita sotto mano. Si mette al riparo della Spider rotolando su se stesso e si nasconde dietro il cofano del motore. La strada è di nuovo sprofondata nel silenzio. Il sangue gli sta martellando le tempie, ma cerca di concentrarsi. Forse il suo avversario si tradirà inavvertitamente facendo qualche rumore. È nel drugstore! Urla Long Jake, ma la sua esclamazione attira l'attenzione del cecchino nascosto nell'edificio di fronte. Mark guarda oltre la macchina e nota un bagliore partire dalla canna dell'arma dell'avversario. Si abbassa fulmineo per evitare il colpo mortale e dopo alcuni attimi ritorna un silenzio di tomba. Mark alza la testa. E nota una figura indistinta muoversi nel vano della finestra. Sta togliendo il caricatore ormai vuoto. Mark impugna con sicurezza la carabina con la mano sinistra, mentre con la destra infila una cartuccia. L'ombra del suo nemico si muove leggermente nel vano della finestra, mentre Mark sposta con movimenti lenti ed impercettibili la sua arma, toglie la sicura e mira. Preme il grilletto e il rinculo gli frattura quasi la spalla. Il suo avversario non ha nemmeno il tempo di aprire bocca, perché il proiettile lo colpisce in pieno torace, uccidendolo all'istante. L'inquietante silenzio viene rotto da Long Jake. Non è ancora finita, Mark! Ce ne sono molti altri, nascosti chissà dove! Vengono sparati 2 colpi a conferma di quanto ha appena detto il suo amico. Stai attento! Non farti sorprendere alle spalle! Mark percepisce la presenza di qualcosa, oppure qualcuno, che si sta muovendo alla sua destra tra gli edifici in rovina. Stanno cercando di circondarlo per eliminarlo con tutto comodo. Se Mark vuole uscire vivo da questa maledetta situazione, gli conviene cercare un nascondiglio più riparato. Cosa farà Mark Phoenix? Tenterà di correre verso il negozio? O invece deciderà di salire di nuovo in macchina per scappare lungo la via principale? Deciderete voi la sorte di Mark Phoenix lasciando un commento sotto al video. L'appuntamento è per lunedì prossimo con il secondo episodio di Guerrieri della Strada.